Il nostro studio si avvale di un test che abbiamo ideato insieme al dottor Guidetti, Giorgio di Carpi, di Modena, che si chiama Navigation Ability Test, cioè il test si avvaleva di percorsi memorizzati in cui prima pazienti e poi sportivi, in particolare calciatori, dovevano percorrere un percorso preciso ad occhi aperti e ad occhi chiusi. Questo perché abbiamo ideato questo test. Il razionale qual è? Il razionale del test è che noi all'interno della nostra corteccia e verosimilmente nell'ippocampo abbiamo la sede della memoria. Abbiamo la sede della memoria e abbiamo aree che sono progettate per la nostra navigazione. Questo perché all'interno studi fatti su animali hanno visto che abbiamo delle cellule che ci permettono di navigare in modo preciso. Autori hanno visto che queste cellule si chiamano cellule di posizione, cellule di griglia, cellule di bordo. Utilizzando queste cellule noi ci muoviamo nello spazio e nel tempo, ma in maniera precisa. Questo però deve essere tutto memorizzato. Noi siamo frutto sempre della nostra memoria. La memoria, una memoria a breve termine e a lungo termine, la memoria a breve termine è quella che ci permette di navigare nel tempo e nello spazio. Le performance degli sportivi sono state molto alte. Ecco che torniamo alla working memory negli sportivi, perché abbiamo visto che hanno delle altissime capacità di sfruttare la memoria spaziale. Questo perché? Questo perché è probabilmente sfruttano l'idea dei neuroni specchio. Cioè, cosa significa? I neuroni specchio sono stati scoperti da Giacomo Rizzolatti, che diceva che un'immagine, tu, lo sportivo, immagina prima quello che poi deve fare dopo. Questo è molto importante, perché come lo sciatore, prima di scendere, di fare uno slalom, no? Pensa al percorso che deve fare e ha esattamente in testa il percorso, come sono disposte le bandierine, e poi lo esegue. Quindi passare da un'immagine mentale a un'immagine motoria vera e propria. Questo è quello che dovremmo noi poi far cercare di capire per poi applicare ai pazienti affetti da vertigini, da disorientamento, da instabilità, e capire quali sono gli esercizi da fare per poi sfruttare la bussola labirintica, cioè quei neuroni che noi abbiamo all'interno di certe aree cerebrali che non vengono sfruttate, ma che invece dovremmo sfruttare. Ecco che l'idea della bussola labirintica, cioè di questo GPS che abbiamo all'interno del nostro cervello. Noi ci muoviamo perché memorizziamo prima e compiamo l'atto motorio dopo. Ecco, questo è il principio su cui si fonda il Navigation Ability Test, un test che stiamo applicando soprattutto nei calciatori, ma che vorremmo estendere anche ad altri sport. Vi ringrazio per la vostra attenzione.